Buongiorno a tutti ragazzi, oggi giornata di test con l'Elettrica perché ragazzi non la provo da praticamente quasi un anno e in vista del campionato nazionale elettrico dobbiamo per forza fare una giornata di test con la mia E8 in configurazione RS, quindi non ho mai provato questa macchina, sono venuto a Palazzolo come vedete appunto dal mio sfondo dal palco dietro di me che è secondo il mio parere una dei tracciati più belli che abbiamo qua in toscana eh, la pista è dura c'è una nebbia guardate guardate quanto è nebbiosa la giornata di oggi ciò nonostante la pista è veramente dura la pista è grande e ci sono tanti dislivelli c'è un ottimo fondo quindi quale migliore occasione per fare dei test con l'elettrico. Quest'oggi, ragazzi, proveremo anche il race box e chissà che non possa darci una mano nello sviluppo del setup e nella scelta delle componentistiche. È la prima volta che proviamo tutto, quindi abbiamo anche questo tool da oggi che, come sapete, vi ho recensito in un altro video e lo vedrete qui in alto a destra perché vi metto chiaramente un link vediamo quindi di capirne le potenzialità e testare come potrà esserci utile come vedete qua abbiamo il nostro race box e qua abbiamo l'app la quindi si va su device si connette quale tipo è il nostro è il race box micro lui lo cerca l'ha già trovato e quindi possiamo entrare Ok, a questo punto ti dice di mettere un nuovo veicolo e noi lo mettiamo. Qui ragazzi abbiamo anche il tipo di veicolo eh, perché questo può essere usato su tutto e mettiamo RC. Modello mettiamo E8RS l'anno non lo mettiamo è ab... no è elettrico eh, engine power non lo mettiamo tanto questi sono tutte cose per gli... i veicoli veri salviamo ed ecco a questo punto ce l'abbiamo connesso e lui sta cercando i satelliti andiamo a vedere Adesso l'abbiamo fatto collegare con i satelliti e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tracciare la pista perché, ovviamente, lui ha nel suo database tutte le piste per auto e moto e scala 1-1, a 1, crossover, eccetera, eccetera. Ma chiaramente non ha le piste di automodelli. Quindi, come facciamo? Entriamo su track section, create custom track, qui non si vede una mazza, ok? Devi okay. mettere il track name Palazzolo. Ok, poi chiede se è una pista chiusa o aperta, quindi chiusa perché è un anello e poi bisogna procedere. Come, come si fa? Come vedete, ragazzi, c'è scritto di fare la di guidare eh, a 5 km orari per settare le linee. Noi di larghezza mettiamo 4 metri no no devi qua è più perché fai No, devi andare a piedi, devi andare piano Vado di là bisogna... ah, si va così va. Quindi che me fa vai tracciamo la pista vai Questo è utile perché facciamo anche un track walk nel mentre e chiaramente vediamo le condizioni della pista Come vedete si possono anche inserire gli intertempi fino a 4 e la linea del trasponder ovviamente noi non siamo costretti a mettere la linea del traspondere esattamente dove eh, è quella reale però se uno lo fa avremo gli stessi riferimenti cronometrici io qua ci metto un intertempo ora guarda qui alla curva sta a vedere eh va piano prima perché se non mi va più la connessione siamo nel batt Io faccio un attimo tempo ora qui a questo salto, guarda. E un altro lo faccio qui. S è fatto no? Abbiamo settato tutto, come vedete ci sono vari tipi di dashboard qui per imparare la, tre, la pista, qui per il gap predittivo, la velocità media, tutti i G-Force quindi gli angoli della dei G, la forza G, la forza di gravità e eh, la velocità su ogni percorso abbiamo messo anche i 4 intertempi, vediamo cosa ne viene fuori quindi ragazzi nel video precedente abbiamo visto l'unboxing, abbiamo visto le caratteristiche del Racebox Micro, abbiamo visto l'installazione sulla macchina, abbiamo visto che cosa è in grado di fare ma adesso vediamo nella pratica quali sono i risultati che sono venuti fuori. Avete visto che abbiamo tracciato la pista, la pista di Palazzolo e mi preme di sottolineare un aspetto molto importante perché io ci sono cascato. Allora ragazzi mentre tracciate la pista vedrete che c'è un parametro che è regolabile, che è la larghezza della carreggiata. Chiaramente, in base a dove si trova il modello, quando schiacciate la linea del traspondere o i vari intertempi, in base all'orientamento che ha la, il modello in quel momento e in base a quanto avete messo la larghezza del tracciato, si rischia che, se per esempio lasciate impostato 10 metri, la linea del traguardo prenda due corsie e quindi verranno fuori dei tempi sul giro. Totalmente sbagliati, quindi state molto attenti quando tracciate la pista. Meglio farlo in due, ovviamente. E soprattutto state attenti quando mettete la linea del transponder e i vari intertempi. Quindi con calma, tracciatela bene. La cosa bella e importante di questo è che le piste possono essere condivise, quindi quando ci saranno tanti race box, se c'è qualcuno che ha tracciato la pista in modo. Eh, migliore rispetto agli altri può condividere la pista con altri utenti quindi già il fatto che la pista si possa condividere è un vantaggio per tutti ma adesso vediamo esattamente le funzioni io ragazzi l'ho provato in due piste a Palazzolo e al campionato nazionale elettrico ho fatto dei test su entrambe le piste e eh, ho fatto dei test su entrambe le funzioni quindi sulla funzione drag race e sulla funzione di analisi delle sessioni quindi iniziamo con il drag race, che è il più semplice e più facile da spiegare e poi passeremo all'analisi dei tempi. Questa ragazzi è la schermata di un drag race. Come vedete, io ho messo uno 0-30 km/h, quindi un'accelerazione da 0 a 30 km/h. Già qua vediamo che eh, ci sono diversi parametri come la velocità, l'altitudine e la forza G e come vedete possiamo scorrere tutto la timeline per arrivare a vedere i parametri in ogni momento della registrazione. Qui vediamo che abbiamo fatto 9 metri di distanza, quindi 30 km/h abbiamo raggiunto i 9 metri e in 2,48 secondi. Come vedete, il dato più significativo è sicuramente quello della velocità e come vedete, all'incirca eh, a metà dei 2 secondi e 48 abbiamo un'impennata brusca la parte iniziale ci dà l'idea di quanto la macchina come vedete non è un grafico molto lineare di quanto la macchina abbia spinnato durante questa accelerazione quindi quanto le ruote abbiano slittato come vedete eh, ci dà anche un dato di eh, slope di pendenza e come vedete ci dà anche l'altitudine iniziale e finale quindi 42 metri Iniziale e 41 metri finale, quindi avevamo una leggerissima discesa. E ci dà anche un'ipotetica correzione del dato a 2 secondi e 97 se fossimo rimasti in pianura. Quindi qui è eh, buono soprattutto se si va a analizzare eh, più drag race, più sessioni. Abbiamo anche le statistiche che ci danno appunto la massima forza G raggiunta che è 0,61. E il tempo, la temperatura, tutta una serie di parametri relativi a questa registrazione. Andiamo adesso all'analisi dei giri in pista, ragazzi, li potete vedere tutti insieme oppure isolare un singolo giro come ho fatto io in questo momento. Quindi un giro in 41.1 a Palazzolo. Come vedete, la massima velocità raggiunta esattamente sotto al palco è di 59 km/h. Queste velocità sono abbastanza eh, reali perché c'è il GPS appunto, e come vedete, abbiamo diversi dati: quindi l'accelerazione eh, G eh, evidenziata in verde, il cornering G e il G combinato, quindi come la nostra macchina si sta eh, spostando, con che violenza si sta spostando e che forze sta ricevendo dalla dinamica durante appunto il, il giro. Questo è visibile per ogni punto del tracciato praticamente. E come vedete possiamo ripercorrere il giro, analizzare le linee e eh, ovviamente vedere in ogni singolo punto del tracciato quali sono i parametri che il nostro veicolo stava subendo durante appunto quella curva o quell'accelerazione. Un'altra cosa interessantissima che possiamo fare ragazzi è comparare due giri, per esempio qui ho preso un 42.1 e un 41 quindi un giro che ha quasi un secondo di vantaggio, come vedete il blu è il 42-1 e il rosso è il 41 -1. e come vedete ragazzi praticamente in quasi tutto il giro i due pallini stanno appaiati eh, fino ad arrivare al punto decisivo dove inizia il distacco che è esattamente... Questa curva, ragazzi, e come vedete, in solo questo piccolo tratto prendiamo praticamente un secondo, cioè il pallino rosso da un secondo al pallino blu, e è facile anche comprendere il perché. Come vedete, nella, nella prima curva a sinistra, il pallino blu ha fatto un leggero lungo e anche la linea nella S eh, successiva è eh, molto più dritta, la rossa. E quindi questo fa sì che chiaramente si perda esattamente un secondo. Vedete, in questo momento ragazzi, qua si perde tantissimo. Addirittura il pallino blu arriva lungo anche nel curvone di richiamo e poi come vedete il giro finisce. Vi faccio vedere anche dei commenti a caldo fatti su una registrazione della macchina di Lorenzo e eh, sentite lo stupore anche da parte di Lorenzo e anche da parte mia nell'analizzare per la prima volta questi dati. Vedete qui c'hai le comparative tra quel giro che hai scelto e il tuo best guardando sono i pallini eh. uh -huh. quindi te praticamente vedi dove guadagni guarda il blu è il giro attuale il rosso è il best assoluto 45.5 di quel giorno di, di quella trans lì vedi guarda il rosso come già avanza il primo coso la prima curva qui aveva fatto un bel po' più veloce eh. guarda in questa curva come ha preso vantaggio perché qui hai fatto tutto più tondo, qui hai fatto più... Mm. hai tagliato di più, vedi? Questa quasi hai fatto meglio. Mm. Il curvino lì l'ha fatto meglio nel giro più lento. E qui ti sei preso una vita. A regola da questa qui sei, sei... Guarda, è perché ho tagliata qui. Mm. L'hai fatta molto più dritta, vedi? Mm. La S qui. Il rosso è molto più dritto, invece il blu hai fatto delle, delle correzioni. Quindi guarda, praticamente hai preso tantissimo qui. E anche qui, guarda questa. Questa vai largo. Guarda la rossa come è più stretta la corda, mm. riesci quindi a arrivare molto guarda più là. veloce. Vedi? Si vede la linea blu lì, lì, fa una curva. Qua quasi non la fai, guarda la rossa. Qui ti prendi ancora una vita. Questa l'ha fatta quasi più forte nel giro blu che in quello rosso. Eh, anche qui, eh. A un certo punto, qui eri vicino, eh. Neanche nel blu. Vedi, alcune volte basta una c***ata Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi chiedo sempre di supportarmi, vi chiedo sempre di mettere like, vi chiedo sempre di condividere. Sono contentissimo che tantissimi di voi hanno acquistato il Racebox Micro perché eh, chiaramente più eh, persone, più piloti avranno questo device nel mondo RC e più che sarà possibile condividere. Tracciatore delle piste, condividere dati. Quindi vi chiedo ancora like, di sostegno. Scrivete nei commenti. Fatemi anche un solo grazie, una parolina, un'emotion. Qualunque cosa, ragazzi, è ben accetta. I commenti servono a far salire eh, i miei video. Quindi la prevalenza dei miei video rispetto a quelli degli altri content creator. Eh, grazie a chi farà qualcosa di questo tipo. E noi, ragazzi, quando ci vediamo. Ovviamente nel prossimo video. Ciao ciao!